Fu sorpreso esalo di ebbrezza nell'auto che si era sfrenata, ma non era la guida, o quantomeno non è emersa alcuna prova al riguardo. Per questo un 34enne di Sulmona è stato assolto l'altro giorno dal giudice monocratico Francesca Pinacchio per insufficienza delle risultanze probatorie, ovvero perché il fatto non sussiste. I fatti risalgono al 17 maggio 2020. Le misure di prevenzione anti-Covid si andavano man mano allentando quando dopo le 22 il giovane fu fermato in un centro Peligno a seguito di un sinistro stradale. Secondo il castello accusatorio, il 34enne avrebbe circolato a bordo della Nissan di proprietà di un suo amico in stato di ebbrezza alcolica, essendo stato accertato un tasso alcolemico pari a 2,70 grammi litri attraverso il prelievo dei liquidi biologici. L'aggravante, stando sempre all'imputazione, è quella di aver provocato il sinistro stradale. Tuttavia, le accuse non hanno trovato riscontro nel corso del processo. La difesa del giovane, rappresentata dall'avvocato Fabio Cantelmi, ha infatti sostenuto che la vettura si fosse sfrenata, che il suo assistito aveva chiesto aiuto semplicemente per poterla porre in strada e che l'ebbrezza fosse dipesa da una festa in campagna che era nelle vicinanze. Dopo aver chiamato e risentito più volte i poliziotti intervenuti e gli altri testi, mai nessuno ha confermato il fatto che l'imputato fosse stato alla guida, benché plausibile, non è stato provato. Da qui l'assoluzione per insufficienza delle risultanze probatorie.